Il ruolo della tecnologia che noi oggi vediamo per l'efficientamento del settore idrico sicuramente si basa sulle nuove tecnologie che stanno arrivando, quindi l'Internet of Things, l'Internet delle cose, quello che è il fenomeno della digitalizzazione che riguarda tutte le aziende e tutti i cittadini, lo vediamo con lo smartphone, oramai siamo in banca istantaneamente, e questo sta arrivando anche al settore idrico e sta portando una ventata di novità e di innovazione in questo settore che per anni, insomma, è rimasto un pochino distante da queste tecnologie. Quindi si stanno creando i presupposti, secondo Schneider, per far sì che venga colmato questo divario tra le infrastrutture piuttosto vecchie del mondo idrico con queste nuove tecnologie. Penso che il ruolo di ARERA sia stato molto importante nel corso di questi ultimi anni, che da una prima fase iniziale, quando ancora non si chiamava ARERA, ha portato una regolazione delle tariffe e ha portato della stabilità nel settore. E recentemente, nel 2017, ha introdotto per la prima volta questi, come si chiama, questi KPI, quindi questi metodi di valutazione standardizzati per poter capire il livello del servizio. Questo sicuramente ha un grosso impatto perché ha obbligato e sta obbligando le aziende a misurare il livello del servizio, e tutto quello che si misura, come diceva Lord Kelvin, poi è possibile efficientarlo e quindi migliorarlo. Quindi per noi questo è un buon modo per poter trasportare quelle tecnologie che già si usano in ambito industriale in ambito idrico per poter fare efficienza sia gestionale ma anche efficienza operativa, e quindi poi andare a ridurre anche quelli che sono i consumi energetici con conseguente beneficio anche per l'impatto ambientale.